Noi riteniamo che il Parlamento, questo luogo sacro, con questo nome composto, Parlamento, che vuol dire mentre parlo, avvocato, l'hanno detto loro, non io, questo luogo, in questo luogo ultimamente si faccia più show, più rappresentazione, allora riteniamo che sarebbe buona cosa, per provocazione o per toccare il fondo, di venderlo alla televisione. A meno che qualcuno non ci abbia già pensato. Prego, maestro. Cittadini di Carrara, il Parlamento costa allo Stato italiano miliardi e miliardi. E siccome noi abbiamo deciso di ridarveli a voi questi miliardi, cassa integrati, terremotati, immigrati, esiliati, insomma sfigati di tutta l'Italia, abbiamo deciso, signori e signori, di vendere il Parlamento alla televisione. Sì, signori, alla televisione. Il Parlamento, da organo di Stato che spende e che espande, si trasforma in format TV che guadagna e che rende. Era già lo spettacolo più comico d'Italia, vediamo la scenografia. È tutto perfetto, oro, broccato, legno pregiato. C'è pure il conduttore con la campanella e il martellino, che sembra un misto, non so, tra forum, telecamere e quell'isterico che vende i diamanti a Valenza Po. Qualcun altro aveva proposto, ma perché non buttiamo giù le due camere? Così ci americanizziamo e facciamo un open space con cucinino. Ma qualcun altro ha detto, no, l'importante è che ci sia una danza, che metta d'accordo il governo con la maggioranza, dove tutti insieme, everybody, si canta e singhi. Bene, allora la destra, faccia due saltelli a destra, centro a sinistra, anche loro in shirtaki verso destra, ancora un paio, due passi flamenco per la sinistra, verso destra, la sinistra fuori, ci sono solo il centro e la destra, vai! Alla camera lasciamo casini, perché il sesso fa sempre audience, e al Senato togliamo Pera perché dalle occhiaie che ha al cognome che si merita. Ma chi ci mettiamo? Ci mettiamo un uomo? Ci mettiamo una donna? Tutte e due, ci mettiamo la De Filippi e sottosegretario Costanzo, così nei momenti tesi, nell'anfiteatro dove dovrebbe stare il governo, che nei momenti tesi non c'è mai, ci mettiamo l'orchestra di Demo Morselli e con loro sarà tutto più lieve, più leggero, più popolare, più commerciale, per dire, arriverà un avviso di garanzia per un ministro, la De Filippi, lei lo chiama e gli fa, onorevole, c'è posta per te, apro la busta, apro la busta e poi partirà una danza che metterà d'accordo il governo con la minoranza, dove tutti insieme, everybody, I sing it. Bla 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 bla. Adesso due pirouette, si sposti verso destra, il centro, due capriole, due spaccate, passi sinistra chi, fuori anche il centro, c'è solo la destra. Andiamo ai costumi. Oh, ma prima le vallette. Bene, sì, via i valletti, mettiamo le vallette. La Mussolini, a Rosibindi, a torso nudo, via. Via tutto. I voti si spostano a destra, ma tant'è, c'è rimasto solo lei. Bene, i costumi. Vedete come si comportano ultimamente in Parlamento tutti? Maleducati, sembrano tipi da spiaggia. Vedete, uno fa un intervento, nessuno che lo ascolta. L'altro che è col cellulare, quell'altro che tira su un cartello, quell'altro che fa il gesto dell'ombrello, quell'altro che guarda il culo alla collega, quegli altri otto che escono, quegli altri che ridono, quegli altri che urlano. Bene, li vestiamo per come si comportano. Canottiera, mutandoni e zoccoli, come da spiaggia. E una volta eletti, li chiudiamo lì dentro come nel Grande Fratello. 5 anni chiusi dentro il Parlamento una volta eletti. Nessuno può più uscire. Ripresi dalla televisione, che a loro gli piace, anche nel gabinetto del ministro senza portafoglio, ma con il gabinetto. E l'ultimo che resiste lo mandiamo a dormire per un anno nella suite di Bruno Vespa, che non so come mi è venuto in mente, ma dà l'idea dell'incubo. E poi una danza che mette d'accordo il governo con la maggioranza, dove tutti insieme, everybody is singing, bla bla bla. Spot pubblicitari, derogatorie, evasione fiscale, la Cirami, e poi ospiti stranieri, Haider, Pinochet,
posti che parla in italiano. È una danza che riassuma questo fatto.